Perfetto, buongiorno a tutti, sono le 11.05, procedo con l'appello, a chi occorre la giustifica la chiede. Enrico Filippo Massimo. Buongiorno a tutti, presente. Cirisola Marco. Buongiorno, presente. Chiedo cortesemente anche la giustifica, grazie. Chiarappa Patrizio. Presente con giustifica, grazie mille. Crescenzi Marco Maria. Presente. Cristicchi Alessandra. Carlo Presente con giustifica, grazie Carmen. Cuoci Maurizio. Ci sono io in sostituzione, Carmen, presente con attestazione, grazie. Mi avete Sì, sentito? Alessandra, Sì, sì. Alessandra. Ah, ok, grazie, niente. Gagliardi Manuel. Buongiorno, presente con giustifica. Graceffa Riccardo. Buongiorno a tutti, presente con giustifica, per favore. Arrivo Alessandra. Allora, come dicevo, non abbiamo il verbale da approvare e devo passare al secondo punto. Sì, allora buongiorno a tutti, cari consiglieri, buongiorno Carmen, grazie. E secondo quanto mi pare, cortesemente vi muto perché La Formula 1? È passata una moto qua è davanti. passata, esatto, scusate, vi muto, poi insomma vi smutate. Buongiorno Ecco qui, buongiorno consigliera Dall'Arico, presente anche lei. Ecco, adesso non si sente più la moto, quindi non muto nessuno. Allora, quindi non abbiamo il verbale da approvare, quindi potremmo passare direttamente al secondo punto all'ordine del giorno, che era per le 11:15, che era quello della settimana scorsa riguardante le, chiamiamole così, criticità, o comunque cercare di avere maggiori informazioni rispetto al discorso del personale e anche rispetto a quanto ci aveva richiesto il presidente della commissione seconda, il consigliere Mancuso, su quella, diciamo, possibilità di procedere con un atto fondamentalmente come aveva richiesto lui. La settimana scorsa avevamo invitato, come anche in questa settimana, il nostro, come dire, assessore competente che ha le deleghe, che è il presidente, coincide con il presidente del municipio. Ho appena qualche minuto fa ricevuto una telefonata dove praticamente il presidente del municipio è momentaneamente impegnato su diciamo, un'attività e quindi chiedeva cortesemente di pazientare qualche minuto per poter poi partecipare non appena si sarebbe liberato. Quindi questo è quello che vi do a aggiornare. Anche la settimana scorsa, se vi ricordate, era Chiedo stato impegnato. scusa, scusa Presidente, Prego. chiedo scusa, non so perché mi sono disconnesso, se è disconnesso. Niente, Non ho stavo sentito solo, ho dicendo ricevuto la telefonata del Presidente. Grazie, che scusate. fondamentalmente è impegnato e quindi chiede cortesemente di pazientare qualche tempo per così in modo tale che non appena si riesce a liberare, beh, interverrà nella seduta di commissione. Quindi diamo del tempo al presidente del municipio per poter intervenire in questa seduta di commissione, anche perché è il punto dell'ordine del giorno della settimana scorsa, nel quale anche in quell'occasione fondamentalmente il presidente del municipio aveva diciamo, avuto un impegno urgentissimo al quale non poteva esimersi. In questo caso ha detto di, diciamo, di voler partecipare ma di pazientare qualche minuto. Prego, consigliere Crescenzi. Sì, grazie Presidente. Volevo solo chiederle una cosa, se oltre al Presidente del Municipio è stato invitato anche il Direttore Apicale. No, 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 come la settimana scorsa, l'ho ribadito la settimana scorsa, è un discorso prettamente per il momento di natura politica, quello che ci interessava, insomma, era un discorso di semplicemente politico, non di riorganizzazione, quindi magari un tavolare, un determinato discorso anche con colui il quale è il responsabile Scusi se la interrompo, Presidente, Prego. volevo capire in che termini, però allora è un ragionamento solo politico, perché magari poteva essere comunque utile la presenza del direttore.
come ho già detto la settimana scorsa, per alcuni casi, come ad esempio poteva essere quella del discorso dell'anagrafico, quindi una riapertura della, eventualmente a valle, diciamo, di una, come dire, un miglioramento di questa situazione pandemica, cercare di capire se l'anagrafico, tornando in presenza praticamente quasi tutto il personale, poteva riaprire, quando sarebbe potuto riaprire, se era intenzione comunque di riaprirlo. Fermo restando che, come dicevo, ci siamo battuti politicamente più volte, però non ho, continuo a non comprendere, cioè l'anagrafico è stato chiuso in forza di una decisione politica del presidente? Assolutamente no, è stato chiuso forse, quindi per questo dico il direttore apicale è comunque utile. Ma sarà sicuramente utile, però per il momento non ne sentivo il bisogno assolutamente di convocarlo in seduta di commissione, altrimenti avremmo fatto un'altra seduta di commissione come quella che è stata fatta in commissione trasparenza ormai oltre un anno e mezzo fa con il direttore, che faceva semplicemente come dire, l'elenco del personale e delle varie postazioni, ruoli e dove era stato perfetto, però siccome appunto si chiedeva ad esempio sulla riapertura dell'anagrafico, magari avere già il direttore presente ci avrebbe potuto dire: guardate, per queste motivazioni che sono di tipo normativo, posso immaginare, avevamo già avuto una risposta, magari tutto qua. Perfetto. Poi questo era semplicemente uno degli argomenti, l'altro argomento era quello che abbiamo sentito più volte nominare e menzionare in questa seduta di commissione, ad esempio della sofferenza dell'organico del personale dell'ufficio commercio. Anche qui purtroppo è un discorso di natura politica, visto che per anni ci siamo sentiti ribadire dal nostro assessore che non si poteva andare avanti e lamentarsi del fatto che il personale era carente in quell'ufficio. Mi sento di dire che anche in questo caso magari è un tipo di discorso di semplicemente politica. Una delle questioni, ad esempio, che io senz'altro vorrei che si sollevasse è il fatto che noi da oggi, cioè da 3 di giugno, non abbiamo più direttore tecnico, quindi questa senz'altro è una questione che si può trattare sul piano politico, però ci sono una serie di altre questioni che invece vanno trattate congiuntamente, sia sotto un aspetto squisitamente politico che però anche sotto l'aspetto tecnico normativo. Per questo ribadisco in realtà che se nel mentre che aspettiamo il presidente fosse possibile eventualmente chiedere la partecipazione del direttore, anche così se magari per me possiamo partecipare, possiamo chiederlo, assolutamente non era tra gli invitati, quindi per me se volete lo possiamo provare a interpellare, se può tranquillamente partecipare a questa seduta di commissione, per me nulla osta, insomma, se la maggioranza lo richiede lo viene. Come no, prego, consigliere Dell'Arrigo. Sì, no, Presidente, io ti ringrazio per aver riproposto l'argomento, perché sicuramente è una questione che ci sta sicuramente a cuore. E direi che in questo momento la questione è soprattutto una questione di natura politica, per cui condivido in pieno il tipo di, come dire, di convocazione e di ordine del giorno che è stato previsto per la giornata, peraltro, come dire, una ripetizione rispetto alla volta scorsa, per cui poi ogni consiglio sicuramente può essere accolto, però direi che un apicale vada comunque prima opportunamente invitato. Sarebbe invece importante, se il presidente accoglie la possibilità di entrare in commissione stamattina, anche fare un approfondimento sul tipo di valutazioni, no, intendo gli obiettivi che in questa situazione di carenza di organico ha proposto e formulato per gli uffici, se è possibile, visto che quella è una questione di natura politica. Grazie. Prego, consigliere Dall'Arrigo. Sì, tornando al punto, al mio intervento, semplicemente, come avevo già ribadito la settimana scorsa, l'interesse era valutare solamente da un punto di vista politico quello che si era fatto sul personale, come si era provveduto, come si era proceduto, anche sulla scorta appunto di quella ultima commissione trasparenza, dove qui il presidente della commissione trasparenza può tranquillamente certificare, il presidente stesso del municipio, nonché l'assessore, cioè colui che ha quelle deleghe sul personale,
in magari, come dire, in copresenza anche del direttore apicale, ma semplicemente rispondeva da un punto di vista politico, cosa, diciamo, aveva avanzato quelle che erano state le richieste ed eventualmente di personale, intendo, ed eventualmente come ci si era mossi in questo periodo, perché purtroppo da quell'ultima commissione è passato oltre un anno e mi sembra di vedere, al di là di singoli casi, dico in generale, vediamo anche adesso il caso del direttore della direzione tecnica. Come abbiamo detto più volte, il nostro municipio è stato, come dire, sofferente di queste situazioni tra cambiamenti, variazioni di direttore apicale o direttore della direzione tecnica, che hanno portato, ovviamente è così, a una serie di criticità o piccole criticità o rallentamenti sul percorso amministrativo, e quindi questo era l'interesse, soprattutto in virtù del fatto che la maggioranza o comunque l'amministrazione di questo municipio politica è in chiusura di questo percorso legislativo, era anche cercare di capire come avrebbe dovuto poi, come avrebbe lasciato a chi sarà, o meglio verrà successivamente, la struttura del personale del municipio. Fermo restando che abbiamo sempre ribadito il confronto su un'organizzazione e comunque sia la competenza, perché colui il quale ha la responsabilità del personale è il direttore del municipio, però sappiamo tutti che la parte politica gioca un ruolo decisamente importante e soprattutto per quanto riguarda, lo ribadisco, la nostra commissione, che è quella che ha la competenza e la delega del commercio, cercare di capire sul commercio come si era comportata in tutto questo periodo, perché purtroppo volenti o nolenti in questi anni non mi sembra che ci sia stato, o comunque a sentire gli interventi dell'assessore al commercio, non mi sembra che ci sia stata un'attività che abbia portato delle migliorie all'ufficio commercio, e soprattutto in virtù, lo dicevo, di un'eventuale criticità rispetto a una serie di attività che l'amministrazione capitolina sta portando avanti sulla, chiamiamolo così, riorganizzazione del commercio su area pubblica, perché avevamo sentito anche i nostri uffici lamentare questa criticità. Quindi il punto era solamente di natura politica. Poi se vogliamo affrontare anche un'eventuale razionalizzazione, efficientamento del personale che abbiamo nell'organigramma e nella struttura del nostro municipio, ben venga, allora lì sicuramente avremo bisogno del direttore apicale. Altrimenti, personalmente non ritengo opportuna la sua presenza. Comunque tutto questo è un pochino per cercare di recuperare del tempo nell'attesa appunto che il presidente del municipio possa collegarsi e raccontarci, insomma, affrontare un contraddittorio su questa tematica. Io direi, al di là di una serie di, per carità, poi sulla richiesta del consigliere Dall'Arrigo vedremo se il presidente vorrà eventualmente confrontarsi anche su questo, ma oppure eventualmente lo potremmo analizzare in una seduta successiva anche noi, proprio come commissione, richiedendo anche la presenza su questo del direttore del municipio. Il discorso della perdita, tra virgolette, del direttore della direzione tecnica, sapevamo che a giorni sarebbe successo, ecco, anche qui sarebbe stata un'occasione per cercare di capire come si procederà. Io direi, se non ci sono interventi dei vari consiglieri, direi di provare a vedere, ma non mi sembra, Carmen, se abbiamo posta da analizzare. No, non c'è. Infatti, perfetto, mi confermi. A questo punto, visto che, come abbiamo già ampiamente detto, ci avviamo verso la chiusura di questo
di questa avventura, chiamiamolo così, di questa avventura, mi sembra, ritengo opportuno cercare di chiudere e smarcare un po' una serie di questioni che abbiamo analizzato nel corso di questo periodo e cercare di, come dire, portarle un pochino a compimento prima che... prima che diciamo, il tempo a nostra disposizione sia scaduto. Quindi vorrei, insieme ai consiglieri della Commissione, chi vuole insomma, partecipare, sulla una sorta di stesura, se mi permettete, sempre per cercare di prendere tempo, di cercare di... diciamo, organizzare le prossime sedute di commissione su alcune tematiche che i consiglieri ritengono più opportuno convocare e per affrontare per affrontarle. Non so se ci sono alcune diciamo così, situazioni, segnalazioni da parte degli stessi, altrimenti io vi dico quello che, come dire, mi piacerebbe insomma così sicuramente andare a riaffrontare. Ok, la consigliera Dall'Arrigo, vi dico intanto, prego, anzi no, prego consigliera Dall'Arrigo, può intervenga lei, così io me lo segno. Intanto siamo praticamente, diciamo, come dire, ufficializziamo un accordo che ti sottoponevo poco fa. Portiamo in questa commissione un possibile aggiornamento sulla situazione del previsto utilizzo da parte di Roma Capitale dell'immobile di via Canzone del Piave, in modo tale da avere finalmente, come dire, un aggiornamento rispetto a quello che ci fu detto nella precedente seduta di marzo e poter procedere in tempi brevi con una definizione di quello che è lo spazio che viene potenzialmente dedicato al Municipio 9, perché che venga dedicato uno spazio ne abbiamo certezza, è l'ampiezza dello spazio che non abbiamo avuto contezza di sapere. Quindi io questo ci tengo particolarmente, visto l'iter che stiamo seguendo in Commissione 6 insieme e che comunque deve essere portato ad un'urgente conclusione. Se dovessi ritenere che questa cosa possa essere fatta in tempi brevi, tipo anche per giovedì prossimo, io già anticipo che venerdì sono ufficialmente pronta per affrontare l'argomento dal punto di vista culturale in Commissione, ovviamente invitandoti come Presidente della Commissione 5. Grazie, Filippo. Grazie Alessandra. Sì, sappiamo che insomma lo stavamo affrontando sia tra la Commissione Quinta che la Commissione Sesta, appunto. Io direi sicuramente possiamo provare a riconvocare diciamo un punto all'ordine del giorno per giovedì prossimo, in modo tale da provare a sviscerare quello che eventualmente ci manca, come dire, sapere, conoscere, ovvero quanto è effettivamente, al di là del fatto poi che questo diciamo progetto sul Canzon del Piave possa essere più o meno attuale, lo spazio a disposizione effettivo diciamo così, del municipio, disponibile per il municipio, anche qui per cercare di avere una maggiore contezza per poi individuare quello che potrebbe essere l'indirizzo politico da eventualmente mettere in campo, e questa sicuramente è una cosa che potremmo provare ovviamente per non perdere tempo, visto che se vogliamo esprimerci con un altro indirizzo politico i tempi, come dire, tra la Commissione e il Consiglio sono di un certo tipo, quindi sicuramente lo potremmo già provare ad inserire per giovedì prossimo questo punto all'ordine del giorno. E invece io avrei altri argomenti, se non ci sono altri interventi di consiglieri che hanno voglia e intenzione di proporre, come dire, qualche ulteriore istruttoria o comunque cercare un pochino di chiudere la quadra su quelle che erano state le tematiche affrontate nella Commissione Quinta, vi dico allora quelli che potrebbero essere, secondo me, da qui a fine percorso, altri argomenti.
Allora, smarcato questo di Canzon del Piave, che lo vedremo magari giovedì e comunque insieme alla commissione sesta sicuramente. Poi ci sono due situazioni, o meglio, una serie di situazioni sul discorso del commercio su area pubblica, e nello specifico ci sarebbe il discorso del mercato Govoni, il mercato di Via Govoni, o meglio il mercato di Oscar Sinigaglia, che ormai si trova da un anno delocalizzato su Via Govoni, dopo il passaggio che ha avuto, parlo sempre degli ultimi 5 anni, dopo il passaggio che ha avuto presso il piazzale, diciamo, del parcheggio del mercato di via, mercato plateatico coperto di via Laurentina, mercato Laurentino, scusatemi. Questo perché ce l'avamo detti diciamo nel momento in cui fu delocalizzato appunto in quella sede, che sarebbe stato un passaggio transitorio, quindi non definitivo. Probabilmente siamo riusciti ad individuare appunto l'area che potrebbe essere definitiva, che è quella di Via Govoni. Manca l'ufficializzazione diciamo così, della definitiva delocalizzazione in quell'area. Quindi diciamo così, ad oggi mancare dei lavori che erano stati promessi agli operatori, e mancherebbero ancora ad oggi queste diciamo, migliorie dell'area che si presta ad accogliere appunto 2 volte a settimana il mercato, ormai io lo definisco Govoni, comunque di via Oscar Sinigaglia. Quindi questo è un altro punto molto molto importante, perché mi piacerebbe riuscissimo a portare a termine uno di quelle, diciamo, un obiettivo che appunto era stato definito essere anche questo di Via Govoni. Sempre sul mercato sul commercio su area pubblica, mi piacerebbe, anche qui l'avevo affermato sia in commissione ma anche durante il consiglio, ovvero il discorso delle delocalizzazioni del chiamiamolo così, mercato di Via d'America. Ci eravamo ripromessi che a distanza di un periodo avremmo riaffrontato eventualmente queste le criticità che diciamo che sarebbero potute emergere rispetto alle delocalizzazioni che erano state fatte. Sicuramente anche qui il consigliere Gagliardi si ricorda bene di cosa stiamo parlando. Quindi anche questo sarebbe un punto che mi piacerebbe affrontare. Sempre sul discorso del commercio su area pubblica, non so se vi ricordate, era stato fatto dal municipio più o meno a fine anno 2020, quindi qualche mese fa, il bando delle somministrazioni all'interno dei mercati plateatici. Ancora non mi sembra che ad oggi ci sia stato un esito, e sicuramente oltre a questo delle somministrazioni, i bandi, oltre a quelli che conosciamo sui mercati saltuari che chiediamo da tempo, anche i bandi diciamo, i mercati plateatici, perché ci sono una serie di postazioni che possono essere tranquillamente messe a bando per poter dare possibilità a chi vuole di iniziare una nuova attività, e pertanto portare anche, come dire, lavoro a chi ne ha bisogno, a chi vuole e chi lo sta cercando. Quindi anche questo, secondo me, sarebbe un punto da trattare. Se non ricordo male, altre questioni aperte, abbiamo il bando di via Frignani, non so se vi ricordate, del chioschetto di via Frignani. Io vi posso dire che l'ultimo contatto, come dire, informale che ho avuto con il direttore del Dipartimento Ambiente, che è il Dipartimento Ambiente, è colui il quale ha espletato appunto il bando, risale a qualche tempo fa, più o meno a un mesetto fa, e mi era stato, diciamo così, detto che il bando era stato aggiudicato. Si sarebbe poi dovuto passare come dire, la richiesta delle documentazioni da parte del probabile ipotetico vincitore appunto di questo bando.
In tutto questo, però, dobbiamo dire che a distanza di 6 mesi dal termine ultimo di presentazione delle domande per questo bando, ad oggi ancora, anche perché monitoro anche costantemente il sito del Comune di Roma, non mi sembra di vedere, come dire, aggiudicato ufficialmente questo bando. E sinceramente, mi dispiace moltissimo questa situazione perché un bando, non dico semplice, sul quale comunque la Commissione si è impegnata tantissimo, eventualmente anche crisi pandemiche a parte, comunque con la voglia anche di fare in modo di poter restituire al quartiere, diciamo così, a quella zona, un chiosco, un'area verde come si deve, ben attrezzata e soprattutto fruibile da quelli che sono veramente tantissimi cittadini. Magari, ecco, ci sarebbe piaciuto prima dell'estate, ecco perché ci eravamo battuti così tanto, cercando e richiedendo che questo bando venisse appunto espletato il prima possibile per fare in modo che questa, diciamo così, periodo estivo del 2021 si potesse offrire, come dire, da una parte la possibilità di lavoro a chi partecipava e dall'altra anche una fruizione del parco e un decoro piacevole, importante, insomma, anche qui io purtroppo. Comunque, io sappia la giudicazione, non volevo interrompere così bruscamente, però. No, no, l'ho detto No, tra che. l'altro sono anche d'accordo, però so che è proprio in aggiudicazione a breve. Ok, no, no. Io ho detto che l'ultimo contatto ce l'ho avuto col direttore di dipartimento circa un mesetto fa e mi aveva risposto, come dire, informale, mi aveva risposto che era stato aggiudicato, o meglio, che erano stati individuati l'ipotetico vincitore e che si sarebbe dovuto procedere appunto all'aggiudicazione definitiva. Purtroppo è trascorso un ulteriore mese, quindi anche qui, comunque, diciamo così, un check lo farei molto, molto volentieri. Sempre riguardo il commercio, poi ci sarebbe un'altra, non so se vi ricordate, avevamo trattando una proposta di parere capitolina a firma tra l'altro dell'ex presidente della commissione capitolina, ora assessore alle attività produttive del nostro comune. Della nostra città, il discorso del Fiaba Park a Via Fiumeggiallo, perché appunto sviscerando quella proposta di parere era emerso che quell'area che fino a un paio d'anni fa ospitava un parco divertimenti per bambini gestito fondamentalmente dai privati, si sarebbe e poi dismesso perché, cioè, lasciato lì perché lo hanno abbandonato fondamentalmente chi lo gestiva prima. È emerso che è di competenza del municipio procedere a l'individuazione di eventualmente un operatore economico, un soggetto economico e quindi alla messa a bando. Eravamo rimasti con l'assessore e con la nostra PO dell'ufficio commercio che si sarebbe proceduto eventualmente a raccogliere maggiori informazioni per poi poter così procedere a un eventuale bando di manifestazione interesse, insomma, di quell'area. E io avevo fatto anche una nota, non mi sembra mai di aver ricevuto. Io ho ricevuto risposta su questa tematica e quindi mi piacerebbe comunque ritrattare anche questo argomento, perché anche questo potrebbe essere un po' come il discorso del parchetto di Via Frignani, una possibilità che si può dare non solo a chi vuole provare a intraprendere un tipo di attività, ma anche insomma restituire a quella porzione di territorio un'area decorosa, ma soprattutto fruibile in questo caso diciamo, ai ragazzi. E poi un altro quesito, insomma, che avrei voluto affrontare, vediamo insomma come si evolverà anche questo, è il cosiddetto, ormai lo conoscete, bando per le aree per l'attività dei guardiamacchine autorizzati, sulla quale la Commissione Quinta si è sempre spesa e si continua a spendere. Diciamo
2-3 settimane fa, ora non ricordo di preciso, dalla commissione quarta alcuni consiglieri dissero che era intervenuto il presidente del municipio su questa tematica e aveva, come dire, raccontato che entro fine della settimana successiva sarebbe uscita una manifestazione di interesse da parte del municipio per queste, per quelle aree che avevamo individuato noi. L'ho ribadito anche in commissione di trasparenza lunedì scorso, non mi sembra di aver visto alcun tipo di manifestazione, diciamo così, di interesse sul sito del nostro municipio, quindi anche qui mi piacerebbe, visto che su questo c'è un ricorso al TAR, insomma c'era un commissario ad acta, ci sono una serie di carteggi, mi piacerebbe avere maggiori a questo punto informazioni, con la speranza che si possa procedere il prima possibile. Magari, ecco, adesso stiamo parlando, lo sto dicendo, e magari verrà espletata questa manifestazione di interesse, anche perché in questo caso è una tematica sulla quale l'ex direttore Guastella si era particolarmente, come dire, impegnato, nel senso che l'ha seguita tantissimo, e non vorrei che con il vuoto lasciato nel nostro municipio dal direttore della direzione tecnica, con un interim o con una sede vacante, insomma, non vorrei che questa tematica subisse un rallentamento, perché magari poi chi viene deve giustamente rileggere ed informarsi su quanto è stato fatto fino ad oggi, anche perché, lo ribadisco, c'è una sentenza del TAR e quindi una serie di carteggi anche tra l'assessore, che è stato Capitolino, alla mobilità, che è stato nominato commissario ad acta, e i vari municipi sul fatto che si debba procedere. Quindi anche questo mi piacerebbe avere maggiori informazioni, e poi monitorare da qui a che ovviamente finisce appunto il percorso politico, il discorso del Casale di Via Gatto e del Casale Città d'Europa. Insomma, questi vorrei che fossero sicuramente degli argomenti da trattare da qui fino a fine, diciamo, attività politica da parte della Commissione, fermo restando che ci potranno essere sicuramente degli altri argomenti che potranno intervenire nel frattempo, a cui la Commissione dovrà guardare, e rispetto anche a quelli che possono essere ulteriori criticità o segnalazioni lamentate segnalate dai vari consiglieri, commissari di Commissione Quinta. Quindi questo è quello che mi piacerebbe sicuramente andare a toccare, perché sono tutte tematiche e argomenti sui quali la Commissione Quinta si è dedicata in questo percorso. Non so, lascio la parola a voi, sempre nell'attesa dell'intervento del Presidente del Municipio, se qualcuno di voi vuole intervenire, altrimenti proviamo a sospendere, ora non lo so, vediamo un po'. Non so se c'era qualcuno che voleva intervenire. Ok, nessuno che vuole intervenire. E che vogliamo fare? Io non ho altro da aggiungere. Vogliamo sospendere per qualche minuto la commissione? Ci diamo un tempo entro il quale poi ricollegarci? Altrimenti così rischiamo di stare in silenzio e in attesa dell'ospite. Presidente, quarto d'ora casomai. Ma tutto questo per non rimandare a vuoto la seduta di commissione, visto che è la seconda volta che la convochiamo, entrambe le volte con una settimana di anticipo convocata, quindi proprio per dare la massima possibilità di partecipazione a chi doveva intervenire. Allora io direi, sono le 11.38, ci rivediamo intanto per le 11.50, che dite? Va bene, facciamo così. Presidente. Grazie. Tra poco.